Buonasera e ben ritrovati con l'informazione regionale della RAI. Il giorno dopo le violenze che hanno devastato il centro di Napoli è tempo di bilanci tra arresti, Daspo e conta dei danni e di capire cosa ha funzionato o meno nella gestione degli eventi. Andiamo in diretta ad Andrea Siano che si trova in Piazza del Gesù, teatro degli scontri di ieri pomeriggio. Buonasera Andrea. Sì, buonasera. Guardarla oggi, Piazza del Gesù, davvero sembra incredibile che appena 24 ore fa possa essere stata teatro di scontri e tafferugli così violenti di una ricerca del contatto fra ultra tedeschi dell'Eintracht Francoforte e ultra del Napoli, contatto che non c'è stato soltanto grazie all'intervento delle forze dell'ordine. 8 arresti, dicevate. Ci sarà l'udienza di convalida, 5 sono napoletani, 3 sono ultra tedeschi. Il secondo fronte a via Chiatamone, sono in corso indagini per identificare altri responsabili. Tafferugli, facciamo il punto nel servizio di Daniele Meloni e poi torniamo in diretta. 8 arresti e 6 poliziotti feriti, scontri e devastazione in città. Questo è il bilancio ancora parziale degli incidenti prima e dopo Napoli-Eintracht di ieri. Con l'indagine della Procura focalizzata sugli scontri in Piazza del Gesù di ieri pomeriggio e su quelli nella notte tra via Partenope e via Chiatamone. Con le forze dell'ordine intervenute per evitare che le due tifoserie venissero a contatto. Oggi riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura. Dure parole di condanna da parte delle autorità. Dichiarazioni di Ceferin sono inaccettabili, cioè perché partono da un pregiudizio come se a Napoli ci fossero i delinquenti e tutti quelli che arrivano qua sono santi. Noi abbiamo avuto cognizione degli arrivi di alcuni tedeschi, i famosi tedeschi tifosi del Francoforte, che la stessa polizia di Francoforte segnala di elevato rischio. Intanto tornano in trasferta dopo 2 mesi i tifosi del Napoli, dopo lo stop per gli scontri in autostrada con gli ultras della Roma. La trasferta di domenica a Torino sarà attenzionata dal Viminale. La questione violenza negli stadi e tra gruppi di tifoserie torna a essere all'ordine del giorno. Io sono anni che dico: prendete la legge inglese e applicatela negli stadi. Ci siamo spostati di pochi metri lungo via Trinità Maggiore, vedete ancora i segni della furia devastatrice degli ultra. Questi sono solo alcuni dei danni che contano i commercianti. Noi li abbiamo ascoltati, per loro si pensa dei ristori, le interviste e poi la linea può tornare allo studio. Questo sono i danni che abbiamo noi subito. Questi sono porte antisfondamento con vetri blindati, eccole qua. Questo è il primo, che noi stavamo chiusi dentro a chiave per la paura. Perché avevamo paura, soprattutto paura. Alcuni volevano pure entrare, noi abbiamo fatto di tutto per non farli entrare, abbiamo messo delle cose per ripararci, ma quelli volevano per forza entrare. Sono stati animali, è scioccante comunque, una cosa che è stata bruttissima, anche perché il calcio dovrebbe essere una cosa che ci unisce tutti quanti come una squadra, invece in realtà non è così.